Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. I will switch to Italian. As Luigi says, there is going to be a little bit of interlingualism during these panels. We'll do the best we can to offer in-ear translation to those who cannot understand Italian in particular. Va bene. E dunque, come diceva Luigi, apriamo questo evento Breccia Democratica questa sera con un primo tavolo che va a guardare ad alcune delle contraddizioni più evidenti della contemporaneità politica. Il fatto che ci sia Giota qui davanti a noi, che con il sangue sta dipingendo i confini d'Europa, è, se volete, un memento dell'urgenza e della realtà del momento che stiamo attraversando. Prima di essere a Venezia con Transnational Dialogues, eravamo a Belgrado nel contesto del Trans Europa Festival, il festival di European Alternatives, e eravamo in un contesto in cui si parlava di rifugiati, si parlava di movimenti europei, si parlava di breccia democratica, di rottura democratica, avendo dei campi degli stessi rifugiati di fronte a noi, quasi di fronte alle finestre delle sale in cui lavoravamo e in cui parlavamo. Quindi c'era questo principio di realtà estremamente evidente di essere, e anche per questo poi la scelta di Belgrado è stata una scelta molto importante, di essere da un lato alla periferia dell'Europa istituzionale, eravamo in Serbia, quindi fuori dall'Unione Europea, ma dall'altro lato al centro delle contraddizioni che stanno attanagliando l'Europa oggi, quindi in questo caso al centro dei flussi di rifugiati che dalla Siria fanno il proprio cammino verso l'Europa e l'Europa del Nord. E anche oggi abbiamo la fortuna di affrontare un tema che in questo contesto è stato più volte ripreso: Breccia, rottura democratica, movimenti costituenti, rapportarsi a questa rivoluzione dall'alto che ha ricostruito le strutture di governance dell'Unione Europea negli ultimi anni. Quindi un discorso che abbiamo già portato avanti negli ultimi, insomma, in questi mesi, in questi anni, però declinandolo da una prospettiva veramente, veramente globale. E abbiamo la fortuna di avere qui con noi Beppe Cocco, scienziato politico, cittadino di Rio de Janeiro e osservatore partecipante dei movimenti brasiliani, che ci racconterà un po' l'esperienza dal 2013 ad oggi, in un contesto, quello brasiliano, che ritorna nelle prime pagine dei giornali ogni settimana anche da noi, per la grande crisi politica ed economica che sta attraversando quel paese. Quindi una discussione anche qua di una certa urgenza, una discussione che si confronta con una realtà che sta accelerando e che necessita di essere governata anche da certe pratiche di movimento, di autonomia, quali quelle di cui sentirete. Dopo Beppe, con Raul Sanchez affrontiamo un altro tema anche qua piuttosto urgente, che è quello della Spagna, dei movimenti spagnoli, il rapporto fra orizzontalità e verticalità che è stato esplorato in maniera molto interessante non soltanto Podemos, dai movimenti cittadini in Spagna attraverso il nuovo municipalismo, che come saprete ha portato a 13, se non sbaglio, città spagnole occupate, tra virgolette, da coalizioni che vedono partiti quali Podemos assieme a movimenti auto-organizzati di cittadinanza che portano in alcuni casi gli stessi occupanti al potere e a controllare i propri controllori. Cercheremo dopo con Fabio Mengali di riportare la discussione itinerante fra Brasile e Spagna un po' più a casa, dove si intende l'Italia, e anche a casa dove si intende l'Europa. Quindi cerchiamo di andare a contestualizzare quanto sentirete all'interno dei movimenti sia italiani che europei, e introdurre quindi anche la questione dello spazio di governance multilivello all'interno del quale ci troviamo ad agire, perché la differenza, una delle tante differenze fra fare politica in questa parte di mondo rispetto a farla in altre parti di mondo, è di trovarsi in una struttura in cui lo Stato-Nazione è oramai una delle tante forme politiche, una delle tante forme di governo verso le quali dobbiamo confrontarci o poi dobbiamo combattere. L'idea è di cercare di essere piuttosto brevi con i primi interventi, fra i 10 e i 15 minuti, e poi lasciare ampio spazio a una discussione fra di noi, soprattutto per tirare un po' le somme
e creare qualche contatto e qualche collegamento fra queste diverse aree geografiche e le diverse pratiche che saranno emerse. Io quindi inizierei subito, iniziamo magari Beppo con te, facciamo Brasile, Spagna, Italia, Europa.